YouTube, guarda, hai fatto una cosa grandissima. A Lauria abbiamo allestito questa mostra sui beni culturali istantanei di restauro. La mostra tratta del consolidamento e del restauro delle emergenze architettoniche della Valle del Noce e del Mercure a seguito del sisma del 1998. Tutti ricorderanno questo triste episodio che ha danneggiato anche a Lauria le abitazioni e non solo, anche gli edifici di culto. Gli edifici di culto sono un momento importante per tutte le popolazioni perché rappresentano la fede, la vita delle persone. Tutti gli avvenimenti più importanti della vita delle persone si svolgono nelle chiese. E per noi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali hanno chiaramente una valenza storico-artistica notevole. E quindi questa mostra illustra praticamente tutto il lavoro di restauro e di consolidamento fatto dalla nostra soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Basilicata, fatto nel Lago Negrese e nell'area del Pollino. È una mostra fotografica, documentaria, illustra come era la chiesa prima del terremoto, come era durante i lavori di consolidamento e come è dopo il restauro. Sono tutti i paesi del Lago Negrese, dicevo, quindi Lauria, Rivello, Nemoli, Trecchina, Maratea. Noi speriamo con questa iniziativa di divulgare anche a Lauria la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale, come stiamo facendo già da un po' di anni a Maratea, dove ha sede il nostro ufficio, soprattutto rivolgendoci alle scuole. Abbiamo un gruppo didattico che svolge questa attività nelle scuole per far conoscere il patrimonio. Quindi io sono particolarmente felice di presentare questa cosa a Lauria in occasione della celebrazione del Cardinale Brancati e spero che sia un'occasione, sia solo l'inizio di un lavoro da poter fare insieme alle scuole, all'amministrazione comunale e a tutti gli enti che sono sensibili al tema della cultura. Bene, io ringrazio i presenti e soprattutto ringrazio l'assessore Lamboglio, organizzatore di questa mostra, che ha un duplice importante significato, quello di sottolineare l'eccezionale opera di restauro che la sovrintendenza ha curato per moltissime delle emergenze artistiche, non soltanto di Lauria ma della Noce della Valle del Mercure. Io immagino che questa rappresentazione si aprirà nei prossimi tempi anche ad altri interventi altrettanto importanti che sono stati fatti nella nostra zona. E in questa occasione, come dire, questa occasione non soltanto sottolinea la bontà, la qualità di questo restauro, ma è un'occasione per dire che noi qui abbiamo delle bellezze straordinarie che sono appunto quelle restaurate qui rappresentate. Immagino che questa mostra sarà come dire, partecipata dalla popolazione e in conclusione io ringrazio la dottoressa per quello che lei ha fatto nella qualità di rappresentante della sovrintendenza, insieme a lei, a tutti quanti i collaboratori della sovrintendenza, e ancora un ringraziamento all'assessore Lamboglio per l'occasione che ha creato con questa manifestazione. Grazie. Io colgo l'occasione per ringraziare il Comune, tutte le autorità e tutti i presenti, perché a noi, diciamo, la funzione principale del nostro Ministero è quella di valorizzare e di consentire la fruizione dei beni culturali. Quindi queste sono le occasioni più belle, diciamo, che più ci gratificano nel nostro lavoro. Io passerei la parola alle ragazze perché spiegheranno loro le bellezze di questa chiesa che sappiamo molto antica, la chiesa di San Giacomo Apostolo di Lauria Inferiore, e illustreranno un po' tutto, penso, l'allestimento, e terranno anche aperta la chiesa per i visitatori. Bravo. Bene, buonasera, io sono Maria Lucia,
e rappresento la scuola dell'IPC dell'Isis Miraglia di Lauria. Ci troviamo nella chiesa di San Giacomo, chiesa parrocchiale del rione inferiore, poiché Lauria è divisa in due rioni, in Lauria superiore e Lauria inferiore, dalla rupe dell'Armo. Questa chiesa originariamente non presentava la forma, che la stessa struttura che troviamo oggi. Infatti non vi erano navate laterali, l'ingresso principale si affacciava in via Cardinal Brancato e successivamente quindi si sono avute delle modifiche. E, infatti una modifica che si può notare è la parte della chiesa che affaccia sulla piazza di San Giacomo, ovvero quella che è la parte dell'ala laterale che è stata aggiunta e poi fu aperta una porta. Questa chiesa è dedicata a San Giacomo, ma originariamente non era dedicata a San Matteo, appunto. Poi per ordine di una contessa spagnola questa chiesa fu dedicata al Santo Giacomo. San Giacomo quindi è uno dei 12 apostoli ed è importante ricordare questo santo non solo perché era figlio di pescatori, quindi di gente umile, e poi andava spesso con il padre a pescare nel lago di Tiberiade, ma anche perché si pensa che in Palestina sia stato decapitato per ordine di Agrippa nel 44 d.C. e secondo la leggenda si pensa che San Giacomo sia stato portato su una barca fino in Spagna seguito da un angelo e si pensa che dei seguaci lo avessero seppellito in un posto rimasto segreto, quindi noi di San Giacomo non sapevamo più niente, finché 800 anni dopo un eremita, seguito da Luci, riuscì a trovare questa tomba e così il vescovo Pio Domino VI non fece altro che far costruire un santuario nel posto in cui era stata trovata la tomba e intorno al quale sorse la città di Santiago de Compostela, oggi conosciuta da tutti noi pellegrini e devoti di San Giacomo. Cominciamo nel dire che questa chiesa è più alla croce latina, vale a dire che le braccia della croce hanno lunghezza disuguale, è costituita da tre navate, quella di fronte a noi è la navata centrale, mentre invece le altre due sono le navate laterali. Alla fine della navata centrale solitamente c'è l'abside, però nella chiesa di San Giacomo no, ma vi è un finto abside creato dalla luce della prospettiva. Dietro l'altare maggiore abbiamo il corallino. Questo coro in parte si trova qui a Lauria, in parte invece si trova in Spagna, però non si sa in realtà dove fosse. È costituito questo marchio. All'abbazia Santa Maria del Sagittario nel territorio di San Severino, del territorio di Chiaromonte e San Severino Lucano. È stato costruito dalle monache cistercensi nel 1554 ed è stato donato a noi nell'Ottocento da una famiglia nobile, però non è stata identificata. È costituito in due ordini. Nel primo ordine abbiamo gli schienali intagliati dove viene la presentazione di strumenti di preghiera. Abbiamo San Bruno in meditazione, la Madonna, Gesù e gli Apostoli. E in alto abbiamo la presenza delle conchiglie. Nel secondo ordine invece sono divisi tramite le imbrazioni dove viene la presentazione di monaci e di animali, mentre invece gli schienali hanno la presentazione di gesti e di teste di angelo. Spostandoci verso l'altare della deposizione abbiamo la Madonna con il Bambino. È costituito da un quadro con una cornice ben decorata e è come se fosse un quadro nel quadro. Nel primo quadro abbiamo la Madonna con il Bambino e questo quadro viene solamente da due angeli, mentre